Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Mantova Scienza edizione Spring. Anche oggi pomeriggio proseguono le nostre conferenze, i nostri seminari, eh, in questo caso per parlare di astronomia, per parlare di, di cielo. E infatti abbiamo, abbiamo questa volta due, due ospiti, uno in veste di giornalista, diciamo investigatore che affiancherà... Eh, L'ospite principale e, eh, e quindi insomma abbiamo, abbiamo proprio eh, così la possibilità anche di, di chiedere, di fare domande, di avere eh, curiosità da soddisfare eh, proprio in, in diretta. Eh, come sapete, prima delle, della conferenza vera e propria eh, abbiamo piacere di salutare e di ringraziare chi ha permesso la realizzazione di, di Mantova Scienza. Eh, e quindi di, eh, a nome proprio del gruppo organizzatore del Comitato Scientifico ringraziamo l'amministrazione comunale di Mantova che è l'ente promotore e sostenitore di questa manifestazione, TASPA e Parco Regionale Olio Sud e naturalmente anche tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di Mantova Scienza Spring. Eh, infatti ecco perché Spring, qualcuno probabilmente lo saprà già, ma lo diciamo eh, per chiarezza a tutti, questa edizione che è la, è la quinta eh, recupera il festival annullato a novembre 2020 naturalmente programmato per essere in presenza così come, come è sempre stato e come speriamo ritorni ad essere a partire dalla prossima edizione che sarà a, a novembre 2021, quindi il 2021 eh, se tutto va bene insomma vedrà due edizioni di, di Mantova Scienza e, e quindi ecco la, la parola spring che abbiamo aggiunto in, questo, in questa rassegna eh, serve proprio a connotare questa edizione straordinaria. Eh, passo subito a presentare eh, i due ospiti di oggi. Eh, Gianluca Ranzini, la, qualcuno probabilmente l'ha già incontrato e visto ieri nella sua, nella sua relazione, eh, giornalista, scrittore, presidente dell'Associazione Planetari Italiani e tra i fondatori del Centro Studi di Esobiologia. Ciao Gianluca e benvenuto. Ciao Paola, grazie a voi. Figurati, anzi è un piacere riaverti qua. E eh, il nostro ospite invece di oggi è vero e proprio, che è, è Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica. Eh, è naturalmente per, per chi è del settore, forse anche non solo, è, è astrofisica di, di fama mondiale. Nel 2009 è stata anche insignita del premio nazionale Presidente della Repubblica. Nel 2014 è entrata anche nella lista degli Highly Cited Researchers. E fa parte del gruppo 2003 per la ricerca scientifica e non solo, e questo è un dato eh, interessante su cui magari torneremo a fine, a fine della, del pomeriggio. Ehm, e fa parte delle 100 donne contro gli stereotipi. Ecco, anche questa è una, è una cosa molto bella sulla quale probabilmente indagheremo eh, più avanti. Eh, concludo dicendo che eh, la professoressa Caraveo è commendatore dell'Ordine al merito. Del Professoressa Caraveo, benvenuta, eh, grazie, grazie di essere con noi a, a Mantova Scienza. Allora Gianluca, come, come ci muoviamo? Ma eh, Io direi che possiamo Vai. iniziare, so che Patrizia ci ha portato delle slide anche su cui parlerà, ci racconterà di questo problema dell'inquinamento luminoso. E magari lancerei così questa chiacchierata chiedendo appunto a Patrizia come mai dal suo campo, Patrizia, come dicevi, è un nome internazionale per quanto riguarda lo studio dell'astrofisica delle alte energie, dei raggi X, dei raggi gamma, in particolare una specialista di stelle di neutroni e pulsar. E appunto, volevo chiederle come mai abbia pensato di scrivere un libro sull'inquinamento luminoso. Il, il la. Diciamo così, l'idea mi è venuta l'anno scorso a febbraio in Puglia. Eh, facevo parte della giuria di un eh, premio eh, dato da un'associazione di San Severo di Puglia che si chiama Agora. Ehm, per ehm, cercare di sensibilizzare le, eh, i ragazzi delle scuole diciamo, italiane, delle scuole superiori italiane, a eh, problemi di fisica, chimica, matematica, biologia, eh, cibernetica. Quindi era stato organizzato eh, questa eh, grande eh, sessione, eh, diciamo, eh, nel palazzetto dello sport di San Severo di Puglia. Eh, hanno bivaccato per 24 ore una ottantina di ragazzi che venivano da tutta Italia e che eh, si cimentavano con eh, problemi. Che i giudici avevano scelto eh, per essere dei problemi mh, che non avevano una soluzione banale e, in particolare, non avevano una soluzione che si poteva trovare andando a ehm, googolare, andando a scartabellare su internet. Io ehm, avevo appena letto i, eh, i documenti, i report eh, della, della preoccupazione degli astronomi per il, il lancio di sempre più satelliti eh, SpaceX, sempre più satelliti della costellazione Starlink e quindi ho proposto ai ragazzi, studiate il problema, eh, vedete quali sono i, eh, diciamo, i, i difetti eh, che eh, questi satelliti possono portare all'astronomia, quali sono le limitazioni che eh, questi satelliti possono portare e immaginate delle possibili soluzioni. Questo è, è stato il, la, la ragione eh, del, eh, del mio interesse alla cosa. Eh, aggiungo che eh, io avevo 5 o 6 squadre eh, di ragazzi, di 8 ragazzi ciascuno, eh, e ehm, diciamo, ne ho scelta una che aveva eh, fornito. In qualche modo aveva dimostrato di avere capito meglio il problema eh, e eh, questi, questi ragazzi hanno dovuto presentare il, il problema e la soluzione che loro avevano proposto mh, sempre al palazzetto a San Severo, al palazzetto dello sport, davanti a diverse centinaia di spettatori. Eh, e diciamo la giuria. Aveva metà del voto e mm. l'altra metà l'avevano gli spettatori con un'app su un telefonino. Mm. E eh, alla fine la giuria era eh, equanime su eh, due squadre: una era quella di astronomia, un'altra mi pareva fosse quella di cibernetica, ma non mi ricordo. Eh, e quindi dal, eh, dalla giuria è arrivato un ex equo, ma dal okay. pubblico invece è arrivata la vittoria ai ragazzi dell'astronomia. E questo mi ha fatto capire che anche il pubblico, eh, fondamentalmente fatto da, mh, diciamo, curiosi, eh, non particolarmente da, da esperti, eh, che non sapevano che cosa avrebbero sentito quella sera, si era fatto interessare dall'argomento. E quindi questo mi ha... Okay così dato il là per cominciare a scrivere, devo dire che l'altro là o se vuoi l'altro calcio me l'ha dato il fatto di eh, essere rimasta chiusa in casa, eh sì. eh, nel mese di marzo l'anno scorso avrei dovuto andare in Sudafrica, negli Stati Uniti, di qua, di là, c avevo tutto il mio solito programma, eh, dire, non è che facessi niente di eccezionale, ma c'erano le riunioni, le il camere, lavoro questo e quell'altro il lavoro normale, e improvvisamente invece, mi sono trovata a casa io, eh, la mia gatta e mia madre, e a quel punto, per mantenere la sanità okay. mentale, eh, mi sono messa a eh, studiare ovviamente l'argomento e eh, a scrivere. Ecco, questa è eh, la ragione. Beh, Con causa, mi sembra una bella questa iniziativa che c'è stata in Puglia l'anno scorso e Molto quindi bello. diciamo hai cominciato la tua opera di sensibilizzazione del pubblico nei confronti di questo problema perché e qui iniziamo poi la tua chiacchierata come dici nel tuo titolo il cielo è di tutti sotto molti esatto. aspetti non solo degli astronomi anche della gente ah, assolutamente no voglio dire veramente eh, io spero di aver fatto capire nel libro che eh, gli astronomi ovviamente sono dei fruitori del cielo ma eh, il, i veri fruitori del cielo eh, sono eh, tutte le persone che alzano gli occhi al cielo e vogliono poterlo vedere, non vogliono vedere una roba grigiastra eh, perché eh, l'aerosol sta diffondendo eh, le luci delle città che magari non sono neanche noi magari siamo fuori città ma la diffusione della luce è un fenomeno molto ben studiato ovviamente che trasporta il disturbo delle città a decine o centinaia di chilometri di distanza quindi è, è veramente però ne, contemporaneamente io voglio anche dare un messaggio positivo quindi il cielo appartiene a tutti tutti devono poterlo vedere tutti si devono impegnare per poterlo vedere quindi devono fare un'azione eh, diciamo di protezione, ma eh, diciamo, eh, poi la, eh, la gioia veramente di, di riuscire a vedere il cielo eh, deve essere qualcosa di mh, generale. Ehm, perché il, il cielo, eh, a mio avviso, è uno scrigno culturale. Se noi pensiamo alle costellazioni, per esempio, le Pleiadi, le Pleiadi sono state, diciamo, hanno ispirato leggende letteralmente in tutte le parti del mondo, tutte le culture hanno sviluppato una, un loro storytelling. Se sì. noi non le vediamo più, noi perdiamo questo storytelling, cioè noi stiamo perdendo un patrimonio culturale. E, sì. e quindi ehm, il, il messaggio è c'è un problema, cerchiamo di, prima di tutto, eh, primo step number one, primo gradino, eh, rendiamoci conto del problema. Secondo, eh, diciamo, gradino, cerchiamo di immaginare delle soluzioni. Sapendo questa cosa meravigliosa, che se eh, noi eh, dobbiamo trovare un modo di convivere con le luci, e se noi lo troviamo, vinciamo di colpo l'inquinamento luminoso. L'inquinamento luminoso, quando noi spegniamo il faro che ci abbaglia e ci impedisce di vedere il cielo, il cielo meravigliosamente torna fuori subito, non bisogna aspettare un mese, un anno, dieci anni, non è come l'emissione della CO2 che è eh, un, un inquinante che rimane nell'atmosfera per centinaia di anni. Quindi smettiamo adesso di produrla, ma la dovremo gestire quella che c'è già nell'atmosfera. Anni e anni e anni. inquinamento luminoso non è irreversibile, eh, si, eh, si può tornare indietro istantaneamente. Quindi, eh, io voglio veramente cercare di dare un messaggio positivo: a il cielo è bellissimo, è un patrimonio culturale. Se, se noi impariamo ad amarlo immediatamente lo vogliamo proteggere e eh, se noi lo vogliamo proteggere abbiamo dei modi semplici che fanno migliorare la situazione praticamente subito abbiamo decine di studenti tra l'altro che ci stanno scrivendo salutando sulla chat quindi oggi cercheremo di convincerli che questa è una missione che va portata avanti da tutti, da loro, ma anche dai loro cioè, genitori, da tutti quanti. Da e, tutti. Allora, e tra l'altro se no si perde l'abitudine di guardare il cielo, se uno non è abituato, come dicevi, si, si perde uno spettacolo bellissimo, ma a un certo punto non si ricorda più che esiste se vive all'interno di una metropoli. Ti chiederei a questo punto di condividere le tue slide, così... Vediamo no, se, che le cose allora. che ci hai portato. Ok, allora okay. Um, qui eh, vediamo un, un bel cielo. Non è un cielo travolgente, eh? non è il cielo che c'è sopra gli osservatori astronomici, ma è un cielo bello. Eh, senza eh, troppi eh, aloni luminosi, poi eh, capiremo meglio che cosa voglio dire. Ma eh, la, ehm, cerchiamo di guardare questo cielo, vedere come si infittiscono le stelle mh, sopra la testa eh, di questo rappresentante del genere umano. E eh, guardiamo cosa succede nella prossima diapositiva, che io vorrei riuscire ad andare, ma non so perché non vado. Eh, come devo fare? Vediamo un po'. Vediamo un po' perché prima andava tutto. Eh beh, questo è il bello verità. della diretta, no? Il bello della diretta, mm. vediamo. Devo spegnere la condivisione e riaccendere? Proviamo, eh. sì, forse. Dai. Interrompiamo la condivisione e eh, andiamo a fare un'altra volta. Mm? Allora, vediamo un attimo, questo siete voi, eh, facciamo uno share un'altra volta. Uh, finestra dell'applicazione, condividiamo. Vediamo se adesso andiamo avanti. Ok, okay. allora, e, eh, mh, ancora una che volta, questo non era un data... cielo bellissimo, mi sembra in realtà piuttosto bello, però insomma, È piuttosto bello. <ride> Eh, diciamo che facendo l'astronoma so che c'è di meglio, ma eh, okay. comunque il, questo è già un cielo bello perché è un cielo ragionevolmente buio. Guardate quella, la, la via lattea che c'è sopra la testa di questo signore e guardate che cosa succede per esempio da una città bellissima che io amo moltissimo che è Napoli. Mm? Siamo eh, in un posto oggettivamente fantasticamente bello, il Golfo di Napoli, ma eh, vi rendete subito conto che eh, stiamo sbagliando qualcosa. Stiamo sbagliando l'illuminazione. Guardate eh, qui questo enorme faro. Mm. E, e guardate queste luci qui, eh, sono eh, assolutamente ehm, sbagliate sono sbagliate perché non sono direzionali cioè non stanno guardando verso il basso dove voi vivete e volete la luce stanno guardando dappertutto e, ehm, e sono oggettivamente troppo forti voglio dire non c'è mm. bisogno di, di fare il bagno in tutti questi fotoni per riuscire a <ride> vederci eh, le, eh, quello che noi stiamo vedendo è un classico errore di illuminazione e eh, ahimè il problema è che troppe luci spengono le stelle perché guardate il cielo il cielo è lo stesso di prima non, mm -hmm. non è che io sono andata col cancellino a cancellare le stelle ma le stelle non si vedono non si vedono perché perché le luci della città specialmente quando sono troppo potenti e non direzionali, come in questo caso, eh, si diffondono nell'aerosol dell'atmosfera, quindi il eh, pulviscolo dell'atmosfera, poi qui siamo vicino al mare, c'è molta umidità, eh, e fanno questi eh, aloni luminosi che ehm, si espandono nel territorio e per farvi vedere come si espande un alone luminoso vi faccio vedere un altro bellissimo cielo, questa è, un, è una, la foto di un bravissimo astrofilo, eh, l'ha fatta in Val d'Aosta a più di 2000 metri d'altezza, eh, voglio dire, è estate la Via Lattea proprio sopra la testa, eh, cosa potremmo chiedere di più? Ecco, potremmo chiedere di non avere questo alone luminoso qui. E sapete uh -huh. cos'è questo alone luminoso? È la città di Torino. Torino è a 110 km in linea d'aria, da qui, mm? non è dietro l'angolo. Eppure vedete qual è la differenza tra qui e qui. Ok, questo è l'alone luminoso di una grande città. E purtroppo in Italia di città ce ne sono tante. Mh? Guardate: questa è eh, l'immagine dell'Italia vista dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ehm, Paolo Nespoli ha fatto questa foto, poi l'ha postata quando era eh, stava facendo il suo periodo sulla stazione spaziale internazionale e quindi voi vedete Milano è eh, un bagno di luce poi c'è tutta la via Emilia l'autostrada diciamo Milano-Bologna eh, la, la Val Padana eh, vedete qui eh, Roma Napoli eh, quindi vi rendete conto che gli unici posti, diciamo un po' bui, sono eh, vagamente sopra l'Appennino, perché eh, non, non sono eh, particolarmente eh, abitati? Guardate, che questa è tutta la luce che viene rivolta verso l'alto, perché la stiamo vedendo dalla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi è proprio eh, tutta luce che è stata buttata via non serve a niente ok perché eh, è, è luce che si è diffusa verso l'alto perché è stata prodotta da sorgenti luminose che non sono adeguatamente schermate mm? questo è per darvi un'idea del problema. Eh, il problema dell'inquinamento luminoso si studia ovviamente da terra, eh, ci sono degli oggetti che si chiamano eh, sky quality meters che ti dicono quanto è brillante il cielo sopra di te, ma si studia benissimo, si, mh, si mappa benissimo dallo spazio perché eh, ovviamente l'Italia non è oh, un esempio eh, unico. Questo qui è una mappa eh, del eh, rapporto tra eh, l'illuminazione del cielo e eh, il cielo naturalmente buio. Quindi quello che voi vedete, tutto ciò che è gi giallo-rosso, eh, eh, ci dà un cielo che è molto pesantemente colpito dall'inquinamento luminoso. Quindi tutte le persone che vivono in, eh, in, in queste zone, e sono circa 2 miliardi di esseri umani, non possono vedere la Via Lattea. Perché eh, per vedere eh, delle stelle non brillantissime eh, ci vuole un buon rapporto segnale-rumore, quindi il, il cielo deve essere ragionevolmente nero. Quindi eh, il, eh, ricordatevi che popolazione fa rima con illuminazione non solo fa rima ma è proporzionale l'illuminazione il, cresce più che non la popolazione perché eh, man mano che eh, i paesi e ehm, ehm, diciamo migliorano le loro qualità la, la qualità della loro vita aumentano l'illuminazione quindi eh, anche a parità di popolazione, una eh, migliore eh, qualità della vita, che vuol dire un aumento del prodotto interno lordo, significa un aumento della eh, capacità di produrre inquinamento luminoso. Eh, Diciamo, Sembra il quasi luminoso. una gara, diciamo. No? Sembra quasi una gara, che appunto, al miglioramento della qualità della vita, uno fa vedere che può produrre più luce, come se fosse una cosa positiva. Produci anche più CO2 se solo per quello. Eh? Tra l'altro, eh, tra l'altro, voglio dire, perché sono, uh, sono tutti um, dei parametri che sono tra di loro collegati tu eh, migliori la qualità della vita, quindi eh, puoi spendere di più, quindi eh, vuoi utilizzare più energia e l'energia, eh, ahimè, specialmente nei paesi in via di sviluppo, è ancora fatta con le centrali a carbone. Eh, quindi purtroppo è un, un circolo veramente vizioso. Eh, allora, questa è la situazione. Um, vi dicevo che io volevo in qualche modo dirvi che cosa potete fare. Va bene, la prima cosa che um, è fate attenzione alle lampade che scegliete. Um, una lampada ottima come quella che c'è qui a destra e una lampada pessima come quella che c'è a sinistra non è che abbiano una differenza di prezzo significativa tra di loro, ma eh, vedete benissimo che la lampada pessima ha delle eh, grosse ripercussioni sul cielo. Voi sopra una lampada pessima il cielo non lo vedete. Sotto una eh, sopra una lampada buona che non spara verso il cielo, le stelle eh, iniziano a farsi vedere. Quindi Messaggio per tutti quando scegliete una lampada da mettere nel vostro giardino, quando i vostri amministratori locali devono scegliere come illuminare la passeggiata sul fiume, sul lago, sul mare, su quello che volete. Non dite sì, non usate i globi luminosi, sono pessimi. Ok? Usate invece delle lampade direzionali e se, eh, se state facendo una scelta in questo momento, sceglietele anche quelle intelligenti che si accendono solo quando passa qualcuno. Quando non c'è nessuno è inutile tenere accese le luci. A casa vostra, quando uscite da una stanza, spegnete la luce. Ecco si può fare tranquillamente anche nei luoghi pubblici perché, come vi dicevo, il, la situazione dell'inquinamento uh, uh, dell luminoso non è irreversibile. Qui vedete una foto di una casa tipicamente americana e vedete la differenza che c'è tra la sinistra dove c'è acceso un... Uh, ingombrante lampione in primo piano e a destra dove il lampione è stato spento. Quindi vedete che è uh, abbastanza uh, una, una specie di miracolo: si spegne il lampione e si accendono le stelle. Quindi questo semplicemente per dire che con un po' di attenzione, quindi facendo eh, le, le luci non eccessive, direzionali, intelligenti, possiamo eh, trovare una ragionevole convivenza tra eh, le necessità della vita di tutti i giorni e eh, poter avere il cielo stellato. Certo. Leggevo nel tuo libro, scusa Patrizia, se Bene. ti interrompo. Che eh, tutto sommato in Italia esistono normative regionali in quasi tutte le regioni che regolamentano eh, la diffusione della luce. Credevo in realtà che fossimo messi peggio rispetto ad altre nazioni? Assolutamente no, noi ne abbiamo, eh, e ne abbiamo alcune che sono tra le migliori del. Mondo, diciamo così, eh, quelle del Veneto, del Piemonte, della Lombardia, così sono eh, molto sono state eh, scritte insieme agli esperti della, eh, della Dark Sky Association italiana, eh, eccetera. Quindi eh, le, le leggi ci sono, ma il problema è che bisogna farle rispettare. E eh, a volte, ahimè, sono gli stessi amministratori pubblici che non sono al corrente del fatto che esistono leggi regionali. Tant'è vero che la Dark Sky Association e anche Cielo Buio invitano le persone che sono davanti a appunto i famosi lampioni a boccia luminosa, eccetera. Eh, che dovrebbero essere proibiti nelle regioni eh, che hanno eh, questo tipo di legislazione, eh, di fotografarli, mandarli al sito di cielo buio, che poi loro eh, cercano di intervenire a livello regionale. Quindi eh, anche questo è una, una cosa che possiamo fare. Ok, cielo buio. Lo dico perché l'hai citato e lo cita anche Alessandro in un commento, appunto, è un'associazione che in Italia si occupa delle problematiche dell'inquinamento luminoso. Giusto. Mm, eh, giusto, mm, e sono benemeriti, devo dire. Mm. Allora, a questo punto uno dice: bene, ho capito mh, tutto il problema. <ride> e invece no perché la situazione si è recentemente, molto recentemente, eh, molto, molto, molto complicata, con eh, questi trenini luminosi, perché eh, a questo punto il pericolo viene dall'alto. Che cosa è successo? Eh, è, è successo che i, eh, è partita eh, una grandissima avventura che diciamo, vede l'antesignano, il rompighiaccio, se volete, in Elon Musk, che vuole cablare, diciamo così, in qualche modo, in modo virtuale, tutto il pianeta. Uh, facendo uh, avvolgendolo in una rete di satelliti che sono in grado di uh, fornire il segnale internet ovunque, dovunque. Mm? Fantastico, uh, una cosa, i uh, satelliti vengono uh, lanciati a gruppi di 60. Vedete, questi sono 60 satelliti, 30 e 30, nel, pronti per essere chiusi nell'ogiva di un Falcon 9. Eh, e di, di questi, diciamo, lanci, eh, SpaceX ne fa dell'ordine di due al mese, a partire dal gennaio 2020. Quindi ha già messo in orbita più di, eh, ben più di mille satelliti. È uno sforzo industriale pazzesco, veramente pazzesco, perché eh, loro vogliono arrivare a metterne in orbita 12.000 nel corso di eh, un tempo ragionevolmente limitato perché come vi dicevo eh, hanno eh, questa eh, idea di eh, coprire tutto il mondo in modo tale da poter vendere il servizio internet a banda larga a tutto il mondo vedete subito che non sono satelliti geostazionari sono satelliti in orbita bassa perché è, è una mh, eh, è una scelta questa per evitare di avere lunghi tempi di attesa, perché eh, l'abbonato eh, che vuole usare il servizio per fare il download di un film, per esempio, certo. è che voglia aspettare tantissimo. Quindi, il, eh, il satellite eh, a circa 500 km di altezza ha quello che si chiama un tempo di latenza molto più piccolo di un satellite che è a 36.000 km, perché certo. la luce va forte, però va sempre a 300.000 km al secondo. Ok, allora il problema è, sono i numeri. Loro ne vogliono eh, lanciare 12.000. Mm? 12.000 sono tanti o sono pochi? Allora. Beh. Questa qui è la situazione attuale. Attualmente sono in orbita circa 10.000 oggetti tra satelliti attivi e eh, satelliti defunti, diciamo, ma che continuano a essere in orbita. Ok? Quindi ricordatevi loro, lui ne vuole mettere in orbita 12.000, quindi vuol dire che sono... Più di tutti i satelliti che ci sono in orbita in questo momento, mm? questi satelliti sono stati messi in orbita dalle agenzie spaziali, quindi sono satelliti scientifici per fare la meteorologia, per fare osservazioni della Terra. Cioè, tra i satelliti scientifici ci sono quelli che utilizzo io, cioè XMM eh. Newton, c'è cioè Fermi. Eh, I Gamma Ray Observatory c'è Integral, c'è Swift, voglio dire, ci sono. Ma sono, diciamo, i satelliti scientifici sono 100, voglio dire sono una manciata rispetto a, a questi numeri. Poi ovviamente ci sono quelli militari eh, sui quali non è dato molto da sapere, tranne che ricordatevi che il segnale GPS eh, che voi utilizzate per il vostro cellulare, quello che vi dice gira a destra. Uh, è una gentile concessione del, uh, dei militari americani. Uh, se i militari americani decidono di chiudere il rubinetto, possono farlo perché il GPS è roba loro, lo pagano loro, quindi uh, non, uh, non ci sarebbe eh. nulla da dire. Poi, ovviamente, ci sono i satelliti commerciali, quelli delle telecomunicazioni. Quando vedete la partita in Argentina piuttosto che il Gran Premio in, uh, in Australia sì. o cose di questo genere, state utilizzando dei satelliti. In generale, sono, in questo caso, sono geostazionari di telecomunicazioni. Quindi, questa è uh, allora. Mh, Diciamo che sono stati lanciati circa 1.000 satelliti più 1200, credo adesso, perché continua a lanciarli ehm, contro 10.000 in orbita. Quindi la, la, la domanda è: ma perché diavolo eh, ce ne sono già in orbita 10.000? Se ne lanciano un po', che un po' di più, eh, perché c'è tutto questo grande problema? Perché è venuto fuori tutto questo cancan? -can? E il problema è la geometria, è la forma dei satelliti. I satelliti di Elon Musk sono dei grandi tavoli da cucina, sono piatti, eh, quindi sono dei parallelepipedi molto sottili, ehm, sono tutti fatti di antenne sotto eh, che devono ricevere e trasmettere il segnale a microonde eh, del 5G fondamentalmente. E ehm, ovviamente hanno dei grandi pannelli solari perché hanno bisogno di energia. Quando vengono ehm, lanciati, eh, i satelliti vengono rilasciati uno dopo l'altro. Hm? Quindi sono 60, clac, 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 e, e vengono rilasciati tutti. Quindi ci sono dei bellissimi filmati dove si vedono passare eh, tutti i satelliti in fila indiana. Le contate dal primo all'ultimo sono 60. Sono brillantissimi, perché eh, nel momento in cui vengono lanciati, ehm, il, il pannello solare viene messo in configurazione che si chiama Alibro. Quindi è, è tutto parallelo alla superficie della Terra. Questo fa sì che il sole, eh, i raggi del sole che vedete arrivano qui da destra, e eh, quando viene la notte, o quando eh, dalla notte si passa al giorno, quello che succede è che sulla superficie della Terra è già buio, o ancora buio, e eh, mentre, eh, sulla, eh, resto del, mentre in orbita, quindi a 500, 600, 700 km di altezza, il sole arriva ancora e il sole eh, radente viene riflesso con passione e sentimento dai tavoli da cucina, che sono molto bianchi, che, che sono molto riflettenti. Eh, il, quando eh, siamo, eh, diciamo, quando i satelliti sono appena partiti, eh, hanno questa bellissima configurazione a trenino perché eh, hanno anche i pannelli solari paralleli, quindi sono molto riflettenti. Quando invece eh, si mettono a lavorare, diciamo così, i pannelli solari vengono alzati. Quindi si dice che sono a pinne di squalo, questi sono i modi di dire, e a questo punto è solo il tavolo da cucina che, eh, diciamo, eh, fa il disastro della eh, riflessione del sole. Capite bene? Allora, questi oggetti. Proprio perché hanno questa forma così strana, i satelliti in generale non sono dei tavoli da cucina, sono dei cubi, eh, sono dei cilindri, eh, ma non hanno mai avuto questa forma qui. E questa forma qui, che è stata ovviamente pensata, ottimizzata per poter impilare tanti eh, nell'ogiva di, di un unico lanciatore, eh, è assolutamente deleteria. Mm. Evidentemente, eh, loro hanno ammesso: non ci abbiamo assolutamente pensato a questo problema. Nessuno eh, ci ha detto, quando ci hanno dato le specifiche, guardate che non devono essere riflettenti perché è eh, eh, gente di un diceva... altro mestiere. Ma no, ma poi non, non si era mai posto il problema. Cioè, mm. i satelliti esistono, ehm, agli astronomi eh, hanno eh, sempre dato un po' fastidio, ma voglio dire, uno dice, vabbè, un po' fastidio, mi passa un satellite. Eh, mi rovina una posa, pazienza, eh, ne faccio un'altra. Ma è un satellite. Se tu di satelliti in orbita ne hai 10.000, eh, tutti belli riflettenti, non ti salvi più eh, certo. fondamentalmente. Ma viene Ma da, da chiedersi: rov... non potevano pensare almeno di farli di un altro colore? Che il bianco non è forse quello più adatto. Allora, eh, tu devi anche pensare che eh, sono eh, degli oggetti che hanno dentro dei circuiti elettronici, quindi eh, devono dissipare il calore perché eh, il, eh, eh, hanno provato a, a, a dipingerne uno di nero. Per, mm. uh, ma hanno visto che non andava particolarmente bene perché si eh, tendeva a scaldarsi uh, perché verità, assorbiva. Assorbiva, assorbiva il calore uh, uh, in verità uh, quello che, uh, che succede è che adesso uh, SpaceX ha uh, diciamo capito il problema e sta lavorando insieme agli astronomi eh, per fare delle specie di alette parasole. Adesso mm. tutti eh, gli eh, i, eh, starlink che sono messi in orbita ehm, sono dotati di una specie di aletta parasole, tipo il, eh, il parasole del, che abbiamo nella macchina. Mm. Eh, in modo tale che eh, nel, quando il, il sole si presenta radente ci sia questo schermo che impedisce al sole radente di battere contro il tavolo da cucina e, e quindi eh, diciamo migliori un po' la situazione perché eh, la Uh, se vi trovate a dover fare una foto in un momento in cui hanno uh. deciso di passare gli starlink questo qui è quello che viene fuori questa è la foto della cometa di quest'estate siamo alle canarie siamo quindi in un posto uh, molto um, privilegiato per fare foto astronomiche e uh, vedete che eh, diciamo così, la situazione non è proprio particolarmente eclatante. Mm? Eh, avete eh, una sequenza di osservazioni, come vi rendete conto, perché vedete i satelliti che vanno da qui a qui e poi ricominciano, quindi c'è eh, una prima osservazione, poi si chiude lo shutter, una seconda osservazione e, e così via e vabbè vi rendete conto allora questa cosa qui può essere fatta eh, se volete per caso eh, siete stati sfigati eh, avete trovato il posto giusto il momento giusto avete inquadrato eh, la cometa eh, volete fare la foto del che che poi vi appenderete in camera perché è pertanto che verrà bella e eh, la potete buttare via. Alternativamente, eh, questa foto è magari stata fatta apposta perché eh, ci sono dei siti dove eh, si può andare a vedere. Ehm, il, quando passeranno i satelliti sì. eh, nella verticale della direzione dove siete voi? Anzi, è un esercizio okay. che magari gli studenti possono fare perché eh, è anche abbastanza divertente. Il sito si chiama Heavens Above, hm? il cielo sopra, mm -hmm. il nome è in inglese, ma poi il sito è in tutte le lingue del mondo. E, e quindi eh, questo vi, vi dice quando eh, passeranno gli Starlink, ma magari vi dice anche quando passa la stazione spaziale internazionale. Uh, che è un bello spettacolo anche da vedere passare. È bellissima Fa impressione pensare: è, che... è, è bellissima. E poi voglio dire, tu pensi che ci sono dentro sei persone? È, è veramente molto emozionante, no? Mm. Sì, a me, a me piace sempre moltissimo vederla. Ecco, infatti eh. intervengo, intervengo anche io un attimo proprio per questo, perché eh, in effetti, fra, eh, fra le cose che si possono osservare anche dal, dal balcone di casa o dalla finestra, e in questo caso meno eh, impattanti sicuramente, eh, c'è proprio la, la IS, la Stazione Spaziale Internazionale, che è effettivamente un bello spettacolino da vedere. Dura pochi, pochi minuti, eh, e sappiamo che naturalmente lassù ci sono, ci sono delle persone. 6, 7, 8 dipende dal, dal momento, no? certo. però è anche per questo, anche per fare questo tipo di osservazioni ci sono anche delle app eh, quindi comode anche per lo dico appunto per gli studenti perché la professoressa ha citato proprio loro, mm -hmm. è divertente anche fare questo tipo di, di scoperte. Assolutamente. Allora, riprendiamo il concetto della, eh, della tela di ragno che eh, Elon Musk vuole mettere intorno a tutto il pianeta per poter eh, fornire internet a tutti coloro che siano interessati, quindi a quelli che per esempio non accedono alla banda larga. Um, e quindi e vorrebbero mm. molto averla, devono essere a interessati, b mh, essere vogliosi di pagare 99 dollari al mese di abbonamento, perché certo. non è che tutta questa cosa qui eh, venga fatta per beneficenza. Perché, Ci vorrà una eh, parabola, anche immagino. Devi comprare una parabolina, sì, negli oh. Stati Uniti. Eh, è stato dato eh, il, il permesso di installarne un milione e Elon Musk negli Stati Uniti prende contributi, è arrivato a prendere credo 980 milioni ehm, perché eh, fornirà internet alle aree rurali che non, non sono servite. Quindi mh, va benissimo, lui ha già iniziato a fornire... Un, uh, un servizio uh, che non è ancora perfetto. Infatti lui è molto bravo a scegliere in, eh, in, i nomi dei suoi servizi. Il servizio si chiama Better Than Nothing. Mm? Meglio di niente. <ride> uh, non so se lo fa pagare oppure se quelli che fanno i test per un certo numero di, di mesi glielo dà gratuitamente. O onestamente okay. non lo so. E il servizio funziona nel, negli Stati Uniti, poi lo volevo aprire nel Canada e anche in Inghilterra, nelle aree rurali eh, inglesi. Eh, questo per, eh, per darvi eh, un po' eh, la, così, il business idea, plan, perché eh. il business plan non è per niente chiaro. Eh. Perché eh, mm. Elon Musk sta mettendo letteralmente miliardi in questa, mm. Uh, mm. In questa avventura. E eh, sì, eh, sai eh, fare due lanci al mese va bene che, che i lanci li fa eh, la sua ditta, quindi eh, va bene che loro hanno questa tecnologia fantastica che recuperano tutto quello che può essere recuperabile, va bene tutto, però. In ogni caso non sono gratis, le industrie di Elon Musk producono 6 Starlink al giorno, ok? Quindi è un grossissimo sforzo industriale. Tant'è vero che Elon Musk dice, eh, che è uno molto diretto, molto chiaro: mm. dice: Il mio, la mia prima priorità è non fallire. Mm? Eh, eh, perché. Tutti quelli che hanno tentato di fare questo servizio prima sono andati in bancarotta. E intanto quindi, è l'uomo più ricco del mondo attualmente. Esatto, ma comunque, parte da un buon eh, punto lui, di partenza. Parte da un buon punto di partenza. Comunque, eh, il problema è che voi vedete: questi satelliti passano sopra tutto il mondo. Hm? E tutto il mondo vuol dire anche i punti che gli, dove gli astronomi si sono arroccati. Vedete, questo è il telescopio nazionale Galileo, le Canarie, eh, l'isola di, di La Palma. Eh, siamo sul bordo di una caldera vulcanica. Eh, e vedete le nubi oceaniche che si fermano giusto sotto il bordo della caldera, dove ci sono telescopi di tutte le nazioni europee. È eh, diciamo considerato l'Eden astronomico europeo, perché le Canarie sono territorio europeo. Uh, un altro posto che è il Super Eden è là, eh, il vulcano Mauna Kea. Questo è ancora più alto, siamo a oltre 4.000 metri di altezza, quindi è anche molto difficile lavorare qui. E, e qua vedete eh, il te, a, a sinistra c'è il telescopio Subaru. Uh, che è uh, giapponese un telescopio infrarosso, a destra i due telescopi Keck uh, da uh, 10 metri ciascuno, uh, sono telescopi segmentati mm, tutti e due. Quindi voi siete. Eh, sulla cima di questa montagna e questo vale per le Hawaii, vale per eh, le Canarie, vale per tutti i posti meravigliosi del Cile dove sono stati costruiti osservatori. Avete. Eh, dato l'anima eh, per scrivere delle proposte di osservazione che sono state approvate e quindi avete diritto a mezzanotte, una notte di osservazione, così mm -hmm. um, vi sembra che le condizioni siano meravigliose, uh, volete vedere che cosa ha uh, visto uh, il telescopio? Vedete comparire sul computer un'immagine così. A questo punto, voi dite: non ci resta che piangere. Mm? Questa è, eh, è una, la, la Dark Energy Camera, è eh, una, eh, un telescopio a grande campo. Quindi, è proprio quelli che eh, so, saranno più sensibili alle eh, strisciate. Eh, di, eh, dei, dei satelliti eh, di Elon Musk. Eh, però eh, ribadisco il concetto, gli astronomi eh, sono una categoria resiliente, si stanno mettendo d'accordo con Elon Musk, stanno studiando dei moti astuti. Per cercare di evitare di guardare dove passeranno i satelliti, sappiamo che è difficile, ma ci stiamo, stiamo cercando di farlo. Ma le, le persone che rimarranno veramente colpite, handicappate da questi oggetti, sono le persone normali quelle che vorrebbero sì. guardare il cielo e se <ride> guardano verso l'orizzonte vedono una miriade di lucine che si muovono hm? che quindi cambiano completamente il look del cielo e tra le altre cose renderanno difficile se non impossibile ehm, fare la ricerca di quelli che si chiamano i near earth objects quindi, quelle eh, asteroidi eh, che hanno un'orbita che interseca quella della Terra, famoso Apophisis, del quale sicuramente avete sentito parlare. Che ehm, voglio dire, gli astronomi stanno cercando di mappare, proprio di fare un censimento generale di eh, ste pietre bastarde, ehm, in modo tale da poter. Sapere se eh, ce n'è qualcuna che è in rotta di collisione con la Terra, cioè se ci dobbiamo preoccupare oppure no. Ecco, questo, questo tipo di lavoro viene fatto tutto guardando molto basso sull'orizzonte, dove eh, ci sono la maggior parte di questi satelliti. Ora gli astronomi hanno uh, alzato la voce, l'Unione Astronomica Internazionale si è spesa per cercare di dire: signori, eh, prima di mettere migliaia e migliaia di satelliti in cielo. Eh, cerchiamo di trovare una soluzione, cerchiamo di eh, arrivare a un onorevole compromesso che permetta di salvare il vostro business e, eh, e anche la ricerca astronomica e il diritto della gente di guardare le stelle, perché eh, non, non dimentichiamo questa cosa. Elon Musk ha fatto tutto, lui è molto bravo a fare il bambino contrito. Eh, ehm, ehm, ma, ma perché è molto simpatico, voglio dire, ha fatto il bambino contrito e ha detto: Ma io non voglio assolutamente dare fastidio all'astronomia, giammai, giammai, io adoro l'astronomia, eccetera. Però poi ha aggiunto: Beh, se poi diventa proprio troppo difficile fare osservazioni. Da, da Terra, eh, prendete i vostri strumenti e metteteli su una, su una sonda spaziale e, e così eh, vi siete liberati del problema. Eh, è Beh, più facile a dirsi che a farsi, no? perché ovviamente un, un telescopio spaziale è molto più difficile, è molto più costoso, è molto più difficile da gestire che non un telescopio terrestre. Per Di più anche nello spazio, non è che proprio gli Starlink non ci siano. Questo qua è mm. una, un fotogramma di eh, un video preso dalla Stazione Spaziale Internazionale. Allora, gli mm. astronauti, questa è un'aurora boreale o australe, Quello. non lo so, voglio dire, è un'aurora, mm. quindi è qualche cosa che avviene sopra uno dei poli magnetici della Terra e ehm, il, gli eh, astronauti volevano vedere queste specie di fontane che si formano, mm. si chiamano sprite, ma comunque, eh, quindi stavano facendo il video per vedere come eh, si formano, si espandono e poi scompaiono, eccetera, e guardate che cosa gli è entrato nel, eh, nel campo di vista cosa saranno eh. Beh, un trenino di starlink che si vede dalla stazione spaziale quindi quindi manco la stazione spaziale è eh, libera dagli starlink quindi eh, il, il mio eh, diciamo messaggio è eh, questo è il eh, Qualche anno fa l'UNESCO ha dichiarato che il cielo è un patrimonio dell'umanità. Quindi tutti dobbiamo, possiamo godere della sua bellezza, ma e tutti dobbiamo cercare di difenderlo e eh, abbiamo, abbiamo visto come. E eh, per dare il mio contributo, per le ragioni mm. che ho spiegato all'inizio di questa conferenza, e io ho scritto questo librettino eh, che si intitola Il cielo è di tutto. Grazie Patrizia. Eh, adesso poi leggiamo anche alcune domande che intanto stanno arrivando nella chat. Volevo solo chiederti una cosa ancora. Diciamo, hai trattato, anche se con benevolenza, piuttosto Maluccio Elon Musk, però in realtà non è l'unico che no, ha in mente è, costellazioni di satelliti. quindi non è l'unico cattivo. No, figurati, è solo il primo. Ce ne sono altri. Ehm, e per esempio, sì. c'è Jeff Bezos, che è un altro, diciamo, poveretto: lo uh, mm -hmm. esatto, uh, che uh, ha uh, in mente di fare la sua costellazione. Uh, che vuole chiamare Kuiper uh, 3200 satelliti? Um, C'è la Samsung che, uh, che ne vuole uh, fare uh, una sua. Uh, adesso sono venuti fuori anche i cinesi perché eh, voglio dire, vogliamo eh, eh sì. uno dei posti che ha più aree rurali, diciamo così, è la Cina, pensiamo al Tibet, a certo. Mongolia, quei posti lì, vogliamo che paghino Elon Musk, eh? ma non diciamo scemenze, ci facciamo il nostro, no? Eh, e quindi ehm, il, eh, quello che... Il problema è, vasto, dobbiamo, no? il problema è vastissimo. E deve essere proprio perché ehm, poi voglio dire: Elon Musk eh, ha ricevuto il, ehm, il permesso di eh, mm. lanciare questi 12.000 satelliti, anzi, ha il permesso per 32.000 dal eh, ufficio federale americano eh, che si occupa delle telecomunicazioni. Cioè, lui ha fatto domanda. Okay. E questi gli hanno detto, prego, cioè, visto che lui è una ditta americana lancia dal suolo americano, deve avere l'ok okay americano. Però, eh, voglio dire, eh, a tutti prudono le mani a questo punto, Uno dice, ma scusate un attimo, eh, a me non, eh, non mi ha chiesto niente nessuno, eppure io devo essere sorvolato da questi oggetti. Eh, e quindi eh, si capisce subito che la tecnologia è andata molto più avanti che non eh, la parte normativa, come spesso succede. Ci certo. mm. siamo trovati in queste condizioni tantissime volte, quando diventa possibile fare qualcosa qualcuno lo fa e poi uno dice sì, però eh, non è eh, il modo eh, giusto di fare. Eh, eh, quelli che si oppongono più duramente a Elon Musk in questo momento non sono gli astronomi che sono quattro sfigati, voglio dire, eh, ma sono degli altri operatori satellitari. Gente che dice eh, Elon Musk sta riempiendo le orbite basse e io che magari voglio mettere in orbita dei satelliti per fare osservazioni della Terra. Per fare servizi meteo, di agricoltura di precisione, di tutto quello che volete voi, questi mm. dicono: eh, Io rischio di collidere con, eh, con questi satelliti perché ce ne sono talmente tanti che eh, la probabilità di trovarmene uno davanti al naso diventa non piccolissima. Certo. Cioè, eh, è un problema. <ride> Qui sì, insomma, si sommano diverse problematiche, no? Cioè, siamo partiti dall'inquinamento luminoso a terra, problema dei fari, dei lampioni, eccetera, eccetera. Siamo passati all'inquinamento luminoso nello spazio, che però è anche un inquinamento di satelliti, appunto, che poi diventano detriti che in qualche modo devono rientrare. Adesso non so, quelli di Elon Musk sono probabilmente piccolini, non so bene. Non so, Però no, no, sono grossi, sono ma grossi. Eh, mm. hanno eh, sì, sono tre metri per quasi due eh, i tavoli da cucina, mm. non, Però... mica, eh, mica Bruscolini. Ma eh, hanno un motore a Ioni. Eh, perché eh, così possono perché loro eh, vengono rilasciati a circa 350 km di altezza poi con questo motore si alzano a circa 500 km che è la loro quota eh, diciamo di lavoro e poi eh, si devono spostare perché appunto non possono mica stare sempre tutti in fila devono eh, mettersi nelle varie posizioni eh, per andare a, a fare questa specie certo. di ragnatella. E, e quindi il, eh, questi i satelliti di Elon Musk se non si eh, rompono, quindi se continuano a funzionare, lui dice che eh, possono. Ehm, Diciamo, così rientrare. come li fanno salire, possono scendere quindi, eh, e rientrare nell'atmosfera bruciandosi, perché eh, appunto sono delle, dei satelliti che non è che uno pensa che durino dieci anni, certo. devono durare qualche anno perché, eh, come vi dicevo, ne fanno sei al giorno, quindi sono satelliti low cost. Uh, il 5% si inchioda subito, per esempio, e quelli lì a quel punto però non li controlli più se sono inchiodati, sì. se non ti rispondono più, se si sono rotti fisicamente. Certo, diceva: ti leggo una considerazione di Mauro Zapparoli nel, nei commenti, dice se non sia possibile arrivare un po' a delle regole condivise. Per queste costellazioni. Eh, è, quello, è quello che sta cercando di fare l'ufficio uh, um, uh, delle Nazioni Unite, che si chiama UNOSA, uh, United Nations Office for Outer Space Affairs, uh, che si occupa dell'utilizzo pacifico dello spazio. E eh, gli astronomi si sono eh, rivolti, al, cioè l'Unione Astronomica Internazionale si è rivolta all'ufficio competente delle Nazioni Unite per cercare di, eh, di dire: vabbè, eh, esiste un trattato per l'utilizzo dello spazio l'utilizzo pacifico dello spazio sì, che però è stato anche, fatto anche anche un po', spanta, è un po' traballante eh, quando, <ride> bisognava, ma, no, ma quando bisognava dire la gente che mh, manda un oggetto sulla luna non può dire che un certo una certa, mh, pezzo di, di, di luna eh, intorno al suo oggetto mh, appartenga a quella nazione lì, ecco certo. è stato il, il trattato dice che eh, nessuno può <coughs> eh, dire di essere eh, proprietario di un oggetto celeste, di un pezzo di oggetto celeste, eccetera. Quindi mm. è stato fatto quando i problemi erano diversi, quando eh, le agenzie spaziali lanciavano vabbè, 10 satelliti all'anno, 20 mm. satelliti all'anno. Ecco, adesso mm. che un privato, cioè, eh, la, la differenza è molto tra l'agenzia spaziale e la gestione privata, il privato che è capace di lanciarti 250 satelliti al mese e dice io lo faccio perché il mio business mi dice che io lo devo fare, eh, e tu ti attacchi al tram. Eh, a meno che, eh, appunto, eh, l'ufficio delle Nazioni Unite non dica fermo, una, una singola compagnia, una singola persona non può. Uh, occupare più del 10% dell'orbita, mm. non lo so, qualcosa eh. di questo genere. Tu devi pensare che SpaceX in questo momento è l'azionista di maggioranza dell'orbita bassa terrestre. Nell'orbita bassa terrestre c'erano, credo, 600 oggetti. Mm? Mm. Lui ne ha già lanciati più di mille. Quindi questo ti dà l'ordine di grandezza. È proprio l'ordine di grandezza che è devastante perché eh, beh, che poi voglio dire eh, loro sono bravissimi eh, ma tanto di cappello riescono a riutilizzare i booster nel giro di un mese ma, ma fanno di quelle robe che sono dal punto di vista industriale sono assolutamente eh, Alice nel Paese delle meraviglie. Eh, nessuno si era mai, neanche lontanamente, immaginato che, che fosse possibile fare una cosa di questo genere. Quindi, da, da un certo punto di vista, la m, tecnologa, diciamo così, che c'è in me, è piena di ammirazione, perché eh, accidenti, è un... Eh, una persona che è riuscita eh, a snellire tutto, a rendere molto meno caro il, il lancio nello spazio, sì. quindi è riuscita a fare del, dei miracoli dal punto di vista industriale, che sono ehm, è proprio un pensiero originale, eh, un approccio diverso ai problemi, tutto quello che vuoi, mm, è, è tutto positivo. Solo che appunto è stato fatto più o meno in isolamento, ma in isolamento anche perché gli astronomi non si aspettavano che questi oggetti qui fossero dei faretti nel cielo. Perché, yeah. ehm, voglio dire, ehm, ci sono in orbita già tanti satelliti, vabbè, uno di più, uno di meno. È stato quando è stato visto il primo trenino a maggio del 2019 che agli astronomi sono, eh, si sono veramente rizzati i capelli in testa e hanno detto aiuto, dobbiamo correre eh, a trovare delle, delle soluzioni. Eh, e quindi, certo. Perché invece, per esempio, i radioastronomi, dei quali non abbiamo parlato, mm. perché la radioastronomia... Diciamo in qualche modo impatta meno il pubblico con, con tutto l'amore che ho per i miei colleghi radioastronomi, ma la radioastronomia con Elon Musk eh, aveva già cominciato da parlare da quel dì, perché gli, i radioastronomi eh, sono, sapevano di essere sensibili alle, eh, eh trasmissioni eh, di eh, Elon Musk eh, perché eh, questa è una tecnicalità ma eh, i, i satelliti di Starlink trasmettono in una banda microonde una frequenza che, diciamo a una frequenza che è proprio attaccata non, no, non può essere sovrapposta ma è attaccata ha una frequenza che è eh, solo ed esclusivamente ad uso della radioastronomia. È la frequenza della banda dell'ossidrile, che è una molecola fondamentale, la molecola OH, che è quella dalla quale poi si forma l'acqua, eccetera, che ha eh, una emissione in questa banda radio, che quindi viene utilizzata per fare tutta una serie di, di studi. Quindi, è una banda astronomica molto stretta, ma è assolutamente adiacente a quelle dello Starlink. Quindi gli astronomi sapevano, i radioastronomi sapevano che se non tenevano sotto controllo eh, Starlink, questo si sarebbe un po' debordato e eh, mm. l'emissione eh, di un satellite è oltre un milione di volte più potente de, di quella che tu vedi da un corpo celeste. Eh. Quindi eh, se tu hai anche un piccolo sbrodolamento nella tua banda del satellite, eh, sei completamente accecato. Quindi bisogna mm. fare un'azione uh, veramente di... Controllo, eh, di supervisione, di, di, di con, e di calibrazione, dei, eh, mh, diciamo dei trasmettitori che ci sono a bordo degli Starlink perché siano super, super super attenti. Ecco, questo certo. per esempio. Quindi loro l'avevano già fatto. Perché si aspettavano il problema. Gli astronomi ottici non se lo aspettavano, eh, e quindi sono sì. stati proprio. Lo oh, sono trovati c'era sì, sì, stato il precedente degli iridium, che una volta erano. Sì, ma che gli si iridium erano satelliti. quattro gatti, eh, certo. e poi si era abbattuta la maledizione eh, delle costellazioni, quella che io sì. chiamo. Forse anche nel libro La maledizione delle costellazioni, perché erano andati in bancarotta. E quindi, sì, se Dio vuole, okay. <ride> si sono fermati. Poi erano, avanzati, no, poi erano stati ripresi, eccetera. Perché sì. quando uno lancia questi satelliti, spende un sacco di soldi, ma ha. Ehm, ha ottenuto dal International Telecommunication Union, che quella lì è una roba sì mondiale, mm. l'utilizzo di frequenze. Quindi le frequenze sono tanto importanti quanto gli slot di atterraggio e di decollo negli aeroporti. Cioè, avere la frequenza vuol dire che eh, quella, quella frequenza lì ce l'hai tu e non la può usare un altro. Come per Quindi, la televisione. Esatto. Che si fanno lanci, le battaglie. Esatto. Eh, tu lanci la, eh, il tuo satellite, se il tuo satellite funziona o non funziona. Ma tu hai a questo punto agguantato la frequenza, proprio tieni stretto con i denti, non la molli eh, perché è fondamentale. Eh, e quindi eh, cioè, ci sono eh, infinite, ma veramente infinite, eh, problematiche che certo. come al solito. Appunto, il problema è che la legislazione arriva sempre dopo la tecnologia, e, e quindi adesso vediamo se mm. l'Ufficio delle Nazioni Unite <coughs> riuscirà a fare qualcosa. Sicuramente SpaceX è sensibile, eh, mm. non ha mandato gli astronomi a quel paese, hanno detto lavoriamo insieme per trovare una soluzione. Quindi Diciamo cioè, è già punto qualcosa, di partenza, cioè, insomma, esatto. esatto. Dobbiamo, Gianluca, dobbiamo eh, essere sì. contenti, esatto. Dimmi, Paola. Eh, io volevo eh, leggere vi... qualche domanda. Bravissimo, ho visto mm. che ce ne sono tante e a me ne sono arrivate anche tramite WhatsApp, per cui magari facciamo un po' di palleggio. Eh, okay. Se vuoi, partire tu con qualcosa. Allora, una eh, che è stata posta un pochino di tempo fa e a cui poi credo dare una risposta veloce. E dice Pietro Casari, è necessario davvero avere internet in qualunque punto del globo, alla fine questi, eh, queste costellazioni sono soprattutto per telecomunicazioni o per la banda di internet, insomma, eh, bisogna allora. rinunciare al cielo per questo, cioè per avere internet ovunque. Eh, questo qui è una, è una questione veramente di eh, business, nel senso che eh, il vero problema è, io risponderei sì, bisogna avere internet ovunque, eh, perché io credo che internet sia un grande fattore ehm, di eh, crescita. Eh, il vero problema è che il più grande utilizzo di Internet, signori e signori, lo fa Netflix. Non lo fanno mm. eh, le scuole online, che uno può dire, ah, i bambini dell'Africa possono seguire le lezioni, eh, possono andare, possono migliorare queste cose qua. Nine. Eh, no. Lo fanno le serie di Netflix. Mm? Quindi eh. mh, è questo il coso. Abbiamo, mh, mh, vogliamo mh, avere accesso a Netflix in ogni momento della nostra vita? Non lo so. Eh, mentre direi: eh, io sarei del, del parere di dire Internet è importante, diventerà ancora più importante quando magari ci sarà eh, la guida autonoma delle macchine perché a quel punto, uh, ahimè, sì, eh, bisognerà avere internet eh, dappertutto. Certo. Um, devo dire che um, però la, la brillante mente di, del, de, di quelli che si occupano di marketing uh, di Elon Musk and Company um, ha già pensato tutta una serie di altre cose. Per esempio... I militari americani potrebbero essere interessati a utilizzare eh, Starlink come eh, un diciamo, GPS alternativo. Eh, il GPS è fatto da una sessantina di satelliti. Se per caso un, un nemico ipotetico gli giammasse il GPS, mh, allora. Loro potrebbero utilizzare eh, Starlink ovviamente eh, for a modest fee, come si dice, no? Non è che glielo diano proprio gratis. A, a un buon prezzo. <ride> eh, e, e così via. Per esempio, adesso Elon Musk dice che lui eh, fornirà Internet ai passeggeri degli aerei. Che è una roba che a me fa venire eh, l'orticaria, il pensiero che io finalmente mi sono addormentata e quello vicino a me si mette a chattare con qualcuno ad alta voce. Ecco, io potrei a quel punto anche immaginare di strangolarlo istantaneamente. Eh, ma. Queste qui sono, certo. eh, diciamo, mie fisime, ma lui ha detto che tra, ehm, cioè, lui deve raccattare soldi eh, e non ha eh, ancora capito eh, quanta gente è disposta a pagare 99 dollari al mese per avere i suoi servizi. Quindi, chiaramente... Ci sarà moltissimo, diciamo, richiesta negli Stati Uniti. Esatto, perché non è proprio pochissimo. Uh, mi immagino, appunto, che nei paesi che è, più bisognosi non è, non è facile. Però voglio dire, l'Africa subsahariana, che avrebbe bisogno di internet come il pane, magari gliene regala uno per villaggio, ma non è che possa andare molto più in là, eh? Eh, perché se vuole fare il business, deve trovare gente che lo paghi. Certo, eh, sam magari... thing. Simi, sì, vuoi fare una interviste? domanda tu, Paola? E guarda, eh, mi era arrivata via pizzino delle colleghe, ma sì. <ride> è, anche, è anche qua pubblicata la Vigna Romano che chiede, nel nostro piccolo, qui torniamo al, all'altro tipo di inquinamento luminoso, mm. naturalmente non parliamo dei satelliti, cosa possiamo fare noi per fare in modo che l'inquinamento luminoso diminuisca? Ecco, è una delle eh, studentesse del, del liceo Virgilio di Mantova, per cui ecco, st stiamo parlando... Ai, ai giovani e giovanissimi cosa possiamo fare se avete un uh, un balcone un terrazzo un giardino uh, guardate con attenzione le luci che usate per illuminarlo uh, sono come quelle che vi ho fatto vedere schermate oppure sono delle belle pallocchie di, di vetro. Ecco, se sono le pallocchie di vetro, eh, la prima cosa da fare è cambiarle. Mm? Poi eh, non ho parlato per niente, perché diventava una cosa molto più complicata, del eh, quando scegliete eh, una eh, sorgente luminosa, dovreste anche eh, considerare il colore di questa sorgente. Cioè, ehm, in questo momento le luci, eh, l'illuminazione, viene, ehm, diciamo, per la maggior parte, va per la maggiore questo prodigio della scienza e della tecnica che si chiama LED, mh? Eh, che eh, è eh, una, uh, mh, mh, una scoperta di fisica meravigliosa. Sembra una cosa buona, no? Perché consuma poco, illumina. Consuma poco, <ride> consuma poco e proprio perché consuma poco, la ecco. gente ne usa troppi. Non solo, non solo. Eh, il problema è che eh, prende i LED bianchi. Ora, mm. i LED bianchi hanno uh, l'emissione che uh, oltre a essere nel giallo verde dove il nostro occhio è maggiormente sensibile va nel blu violetto che è la ragione per la quale sono così biancastri non sono giallastri sono biancastri l'emissione blu violetta è perniciosa andrebbe veramente cancellata non ci dovrebbero essere luci bianche perché non solo è perniciosa per l'astronomia perché si diffonde molto bene perché è quella che è responsabile degli aloni eccetera ma è perniciosa per la salute della gente voi lo sapete che c'è un una correlazione tra i tumori al seno e le illuminazioni stradali? Incredibile. È incredibile, ma è vero e c'è in tutto il mondo e, e non la si sa questa cosa. Io l'ho studiata perché sto facendo le missioni, la, la traduzione inglese del libro e, eh, e ho deciso di mettere dentro anche quella. La, 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 la luce blu mh, è quella che interviene, eh, mh, impedisce alla ghiandola pineale di emettere la melatonina. Ah, ghiandola sì, pineale con, è collegata nel, anche a problemi di sonno forse. Anche. È collegata a problemi di sonno, è collegata a problemi di depressione, è collegata a problemi di ansietà, eh, di obesità. Cioè. Diabete, eh, chi più ne ha più ne metta perché distrugge o distrugge, dà fastidio al ritmo, al nostro ritmo circadiano. Cercadiano. Noi siamo eh, dei mammiferi che mm. si sono evoluti in un mondo che aveva il giorno e la notte. Mm. Al, quando la luce cala, la nostra ghiandola pineale inizia a emettere la melatonina. Se noi illuminiamo le nostre case con i LED bianchi, la nostra ghiandola pineale va in mh, confusione e dice: Non è notte, fondamentalmente, e quindi non emette la melatonina. Questo fa sì che la gente. Eh, vada a letto più tardi perché mm. non ha sonno perché eh, eh, non ha il, eh, lo stimolo del sonno ma ancora peggio quindi la gente mediamente dorme di meno ma ancora peggio la melatonina cosa che io non sapevo l'ho scoperta leggendo libri in merito è un inibitore tumorale eh, e eh, se uno produce meno melatonina mh, permette alle cellule tumorali di svilupparsi di più mm -hmm. questo è la cosa quindi per quello dico i LED sono fantastici ma c'è una a questo punto una letteratura scientifica che è veramente Molto seria, eh, che dice: attenzione, bisogna evitare di usare certe, certe lunghezze d'onda, il blu e il violetto, perché fanno male. Prima di far male al cielo, fanno male. Ma tu sai che eh, a Las Vegas, no? Sì. Famosa per. Questa strada che si chiama The Strip dove ci sono tutti i casino dove c'è un'illuminazione sfolgorante Las Vegas è la prima cosa che vedono gli astronauti dallo spazio perché quando si accendono le luci eh, di questa strip poi è una roba diagonale che si vede loro dicono si vede la prima cosa che noi vediamo degli Stati Uniti è Las Vegas eh, nel 2019 c'è stata a Las Vegas un'invasione di cavallette, ma che erano tutte intorno alle luci e erano talmente tante che le hanno, le, diciamo, si sono accorti che stavano arrivando i radar meteorologici perché vedevano queste nubi di, di qualche cosa che si spostava ed erano le cavallette che andavano a giocare al casino di Las Vegas cioè, ma che però sì. vuol dire che vengono da qualche parte e che quindi sono nate da qualche parte e si sono spostate quindi dove sono nate non ci sono più e i poveri uccelli piuttosto che altri tipi di, eh, di animali, animali. I pipistrelli, eccetera, che magari li avrebbero mangiati, eh, sono lì che dicono: eh, indosso, Dove sono andate le cavallette? Eh, eh, mica possono sapere che sono andati a giocare al casinò. No. Cioè, tra l'altro anche un tema di eh, in, in, impatto sulla, sulla fauna no? dell'inquinamento luminoso cioè le luci accese nelle ecco, città e campagne è chiaro che possono impattare non solo sull'uomo come ci ha raccontato lei adesso ma sicuramente anche sugli animali quindi è un tema se vogliamo eh, che non è tocca l'uomo di direttamente generale. certo certo e c'è un perché... problema Scusa, Dimmi. No. no volevo perché... dire che dai vai tu. Che a parte le luci blu e violette che dicevi, comunque in generale l'inquinamento luminoso è dimostrato che ha un impatto anche sulla salute, diciamo, perché disturba appunto il sonno, eccetera, eccetera. Sì, poi sai, ehm, per esempio, noi che usiamo le tapparelle, ehm, io, in leggevo certi queste, io leggevo queste cose e dico: Ma cosa me ne frega? Che, 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 che cosa c'è eh, fuori dalla mia finestra? Una volta che io eh, tiro giù la tapparella non entra niente. Eh, e quindi, eh. Ma invece eh, è vero che eh, in tutto il mondo anglosassone, sì. molto probabilmente Nord nel mondo cinese, nel Nord Europa, così. Questo non è vero, se tu c'hai una luciazza fuori dalla tua finestra, eh, anche se hai delle vaghe tende ti illumina dentro mm. la e, e si scopre che sta ghiandola pineale ehm, non è lei che eh, si rende conto ovviamente se c'è o non c'è luce, ma sono dei ricettori negli occhi. Mh, mm -hmm. Perché noi siamo un sistema estremamente complicato e eh, Madre Natura ha eh, fatto degli appositi ricettori negli occhi, che sono quelli che accendono la ghiandola pineale e eh, se questi ricettori dicono bah, secondo me la cosa la notte non è ancora cominciata quella dice vabbè aspetto quando, quando mi dici che è il momento giusto entro in azione ma anche le piante illuminate eh, hanno, hanno dei problemi perché porre stelle anche le piante sono abituate alla fotosintesi che succede con la luce quindi quando uno le illumina, specialmente quelle proprio sotto i eh, lampioni forti, così, questi eh, sviluppano foglie più grandi eh, delle, delle piante che sono in posti che non sono illuminati. E uno dice, e allora? E allora? Il problema è che queste foglie poi hanno le, i pori stomatici, quelle robe lì, che eh, rimangono troppo aperti proprio perché c'è troppa luce, eccetera, e quindi diventano più sensibili all'inquinamento, alle malattie, una palla e quell'altra. Quindi anche, anche le piante poverine sono, no, non possono dircelo, ma eh, sono disturbate. Eh, eh, e quindi ehm, in effetti tutti quelli che studiano eh, seriamente il, il problema dicono, forse dovremmo ripensare interamente il nostro modo di illuminare eh, sia gli spazi privati che gli spazi pubblici, perché sì. mh, questa, mh, questi problemi di salute esistono, eh, c'è una differenza di incidenza del cancro al seno tra eh, i, le città molto illuminate e le, eh, le parti rurali che è diversa del 14% ora uno può anche dire in città c'è più inquinamento quindi effettivamente noi eh, non diciamo ehm, noi diciamo eh, la luce perché la luce mh, la, mh, sono le immagini da satelliti che ti dicono quanta luce c'è quindi è facile da misurare Mentre andare a misurare l'inquinamento casa per casa, ehm, eh, strada per strada, diventa più difficile. Quindi è anche possibile che ci sia un problema più generalizzato, sì. ma mh, diciamo, per eh, fare il sunto, il, con, il, il rapporto tra il ciclo del sonno, quindi melatonina, e luce blu è al di fu fuori di ogni discussione. È sicuro al 100%. Quindi stiamo attenti, in commercio ci sono luci di tutti i colori, cerchiamo quando la, uh, scegliamo le luci, non andiamo a prendere quelle che costano meno, mm. ma andiamo a vedere le specifiche. Perché ci sono scritte, è... sono facili anche da trovare no? le specifiche. Sì, Avevo sì. mostrato sì. prima una scatola che abbiamo qua, io non so se poi sia quella giusta, però su, sul, sulle scatole, ecco la vedete qua per esempio, eh, ecco ci sono, ci sono proprio le, le lunghezze d'onda e, e anche i gradi, giusto i gradi Kelvin. 4000 mm. Kelvin sì. daylight, quindi direi che ci siamo, po promossi? O bofati, <ride> eh, bisogna vedere se andate fino al blu o, o se vi fermate prima. Eh, adesso io questo non, non riesco a capirlo. Comunque, è vabbè, comunque, comunque sì. è, un altro, è un altro esercizio che, che proponiamo. Che si può fare ai ragazzi? Perfetto. Gianluca, vai, abbiamo ancora direi, una decina di minuti e poi concludiamo. Va bene, eh, allora leggo per esempio la domanda di Morgan Cazon che poco fa chiedeva se, e questo è rivolto, immagino, alla, a quanto dicevi riguardo al fatto che Elon Musk aveva abbattuto i costi per eh, l'accesso allo spazio, eccetera, eccetera, quali benefici possono... Avere gli astronomi da questa evoluzione tecnologica e appunto dall'abbassamento dei costi, se possono sfruttarla, per esempio, per telescopi orbitali, eccetera. Sicuramente la NASA eh, ha deciso di eh, lanciare eh, alcuni suoi eh, strumenti con, ehm, con SpaceX, quindi ha sfruttato il fatto che costassero meno. Gli astronomi, cioè fare un telescopio eh, orbitale è, è sempre un, eh, un qualche cosa che deve essere fatto da un'agenzia spaziale, non è che il singolo astronomo o l'istituto astronomico o un gruppo di astronomi riesca a farlo perché eh, ci deve essere un grosso coinvolgimento industriale perché io posso fare il telescopio, ma pensate, non so se avete visto uh, James Webb Space Telescope, che forse non è uh, un, un ottimo esempio, ma è un telescopio mh, da circa 6 metri di diametro che eh, dovrà andare nello spazio. Eh, L'hanno dovuto fare ripiegabile perché 6 metri di diametro non entra eh, in un lanciatore, nonostante sia il più grande lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea che viene messo a disposizione del programma, ma hanno dovuto farlo eh, piegabile. Poi, in ogni caso, il telescopio da solo non lo possiamo mandare in orbita, bisogna mandare quello che si chiama il bus, cioè mm. l'autobus, quello che dà i servizi. Eh, quindi quello che fa il riscaldamento, il raffreddamento, quello che ha i pannelli solari, che controlla la direzione di puntamento del telescopio, che parla con la stazione di terra. Quindi tutti questi servizi devono essere forniti ehm, da mh, un satellite. Quindi il, effettivamente un, eh, una missione astronomica è fatta dagli strumenti, astronomici ma poi anche da tutti i servizi che, che gli strumenti eh. hanno bisogno per eh, funzionare eh, quindi eh, è sempre eh, un eh, lavoro di gruppi molto grandi un lavoro di gruppi molto grandi con un grosso coinvolgimento industriale è si parla sempre di costi sulle molte centinaia di milioni. James Webb è costato 9 miliardi, ma eh, perché è particolarmente complicato e tutto quello che volete voi. Um, ma um, il, quindi è chiaro che eh, se il, il prezzo del lancio cala è, è benefico per tutti, ma eh, i primi che eh, ne, ne beneficiano, diciamo così, eh, sono gli utilizzatori commerciali. Perché mm. eh, per, per loro perché un utilizzatore commerciale non lancia un satellite, ne lancia 10, mm. eh, perché deve fare economia di sistema. Mm. Quando io lancio un satellite per telecomunicazioni, eh, in generale così come per esempio Meteosat, eh, adesso non so se siamo arrivati al 14, al 16, cioè tu migliori sempre quello che avevi fatto prima, quindi non, non stai tutte le volte a inventare qualcosa di nuovo. Ecco, eh, però quindi... ne lanci 14 in 10 anni, non ne lanci 1000 certo. e passa in un anno. Insomma. Assolutamente no. Uh, ma, ma perché mh, mh, non c'erano le condizioni allora? E, e poi certo. in ogni caso, appunto, uh, uh, Meteosat uh, va benissimo così, è geostazionario. Eh, I satelliti geostazionari sono molto più tenuti sotto controllo perché l'orbita geostazionaria è preziosissima e quindi ogni satellite ha la sua fettina di orbita e eh, non è che uno possa decidere nel lancio 10 perché gli dicono in mezzo agli occhi. Certo. <ride> Senti, c'era ancora una domanda di Andrea Ferrari che... Magari puoi sintetizzare e che chiede appunto riguardo alle luci di cui parlavamo, le varie mm. lampadine e lampade, eh, quali si possono consigliare, quali sono le specifiche che potrebbero andate, avere. Cioè, allora, si legge, di solito si legge sulle lampadine luce calda e luce fredda, e esatto. quello che è la temperatura eh, di massima emissione, però non credo che ci sia tutto lo, lo spettro di emissione. <ride> Allora, sicuramente tra luce calda e luce fredda prendete luce calda perché okay. la luce calda è più giallastra ed è, più, esatto. ed è anche più consona al vostro occhio perché il nostro occhio si è evoluto eh, per eh, funzionare in sinergia con il sole che ha eh, il massimo dell'emissione nel giallo-verde a 5500 ⁇ Quindi ehm, luce sicuramente calda. Eh, e mh, diciamo eh, di ehm, luminosità eh, di potenza ragionevole non eh, mh, mettersi sotto luci troppo forti eh, è mh, proprio mh, fa male eh, eh, vi, vi distrugge io per esempio su questa scrivania dove sono ho una bellissima lampada che vi garantisco non uso più perché mi sono resa conto che se io lavoro di sera con quella lampada accesa mi addormento alle due di notte mm. quindi ehm, questo... io non, eh, questa cosa qui l'ho notata dico ma perché sono Diciamo abbastanza um, fortunata ad avere una casa grande, quindi ho uh, diversi posti dove mi posso mettere a quando voglio fare qualcosa alla sera. Uh, e, e quindi mi sono resa conto che quando mi mettevo qui, uh, poi avevo uh, delle difficoltà ad addormentarmi, mentre mm. quando Uh, lavoravo sul divano, per esempio, questa cosa qui non mi succedeva. Uh, e quindi ho poi, quando appunto ho studiato questa cosa uh, di quanto noi siamo sensibili alle lunghezze d'onda, ho capito che questa qui è una lampada bianca. E quindi, uh, fino a quando non, non mi <coughs> decido a cambiarla, uh, non la uso mm, semplicemente. Anche Beh, lavorare davanti al computer mi sembra almeno. Io personalmente avevo notato che se lavoravo davanti al computer fino a tardi spesso poi facevo fatica a addormentare, anche, anche se la luminosità dello schermo non è così elevata. Puoi, eh, puoi eh, <ride> però il computer per esempio puoi abbassare la luminosità sì. dello schermo o puoi metterlo così come il telefonino lo puoi mettere in modalità notturna. Mm che eh, sono tutti eh, accorgimenti eh, che sono diciamo facili da prendere, ma mh, come sempre presuppongono che tu eh, sappia di questa cosa. E, eh, allora io faccio l'astronoma, eh, faccio la fisica, eh, quindi mh, leggo infiniti studi di tutti i tipi. E eh, questa cosa qui dell'impatto eh, dell delle luci sulla salute l'ho scoperta eh, ad una conferenza eh, a ottobre dell'anno scorso fatta dall'ufficio eh, dall delle Nazioni Unite, che hanno fatto proprio una sessione dedicata all'impatto delle luci sulla, sulla salute. Io vorrei un'ultimissima un considerazione, eh, come avevo detto all'inizio, Mantova Scienza proprio quando, quando è nato a novembre del 2016 e, e, e sarebbe sempre a novembre, questa appunto è l'edizione straordinaria, si è eh, collegato fin dalla prima edizione alla giornata eh, internazionale contro la violenza sulle donne. Eh, questo eh, non, non c'entra nulla in questo momento, però il fatto che abbiamo un ospite scienziato Un'astrofisica ehm, che ha fatto una, una carriera importante. Ecco, mi, mi viene così da, mh, da chiedere eh, che tipo di difficoltà ha trovato, se le ha trovate come, come donna. No? Gianluca è un argomento che anche, anche a te so che, insomma, so che sta a cuore. E, e quindi così eh, volevo un po' chiudere con questa con queste eh, considerazioni sulla, sulla femminilità in campo, eh, in campo scientifico. <ride> Aromento eh, difficile. Sì, donna, donna, però... No, 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 non è. Ehm, cioè, ancora una volta, non voglio. Abbiamo perso il segnale un attimo, un'impressione uh, negativa. Uh, io uh, mi ritengo una persona fortunatissima perché uh, faccio uh, il lavoro che uh, ho sempre sognato di fare. Uh, io scherzo, uh, forse è scritto anche nel libro, non mi ricordo, uh, io dico sempre che faccio il secondo lavoro più antico del mondo. Uh, <ride> e il, eh, perché gli astronomi, eh, l'astronomia la, vero, vero. non a caso è l'unica eh. scienza che ha una musa, urania, tutte le altre, la chimica, la fisica, così muse, ma le avevano già esaurite tutte, eh, ma invece eh, l'astronomia la, eh, ha la, la sua musa. Uh, e, um, e devo dire che per esempio la situazione italiana in, in campo astronomico è tra le uh, migliori del mondo eh, nel, nel campo della parità di genere perché l'Istituto uh, diciamo, Nazionale di Astrofisica ha uh, credo più del 30% uh, delle, uh, delle persone staff uh, che, che sono di, di genere femminile, e uh, um, nei concorsi da qualche anno si cerca di fare molta attenzione perché eh, non è eh, tanto il fatto di dire eh, dobbiamo far vincere delle donne, quanto semplicemente di fare attenzione al problema. Se poi un uomo è più bravo, per carità, eh, non eh, tanto di cappello, ma eh, voglio dire, eh, quello che eh, in molte parti eh, del mondo succede... È che eh, per riuscire una donna deve essere molto più brava di un uomo, con alcuni, ehm, diciamo, eh, problemi collaterali, nel senso che ehm, per riuscire nella vita bisogna essere determinati. Quindi bisogna sapere quello che vuoi e bisogna eh, inseguire, diciamo così, il proprio sogno, i propri obiettivi. Eh, e bisogna essere decisi. Mm? Eh, la decisione, la determinazione è una qualità fondamentale che eh, alle ragazze non viene insegnata. Eh, alle ragazze si dice che le doti femminili sono la gentilezza il saper ascoltare l'empatia eccetera, quando hai il caso bisogna mollare un calcio negli istinti. ecco, meno male che qualcuno di autorevole lo, lo dice eh, e, eh, e quindi bisogna essere determinato ma se volete ridere eh, io ho scritto le, queste cose in questo librino, si chiama Uomini e donne, due punti, stessi diritti, punto di domanda. Uh, nel quale uh, racconto tutta una serie di studi che sono stati fatti, non racconto esperienze mie, ma studi uh, che sono stati fatti mh, nel mondo del lavoro, uh, molto spesso in ambiente anglosassone, quindi in Australia, in, uh, in in, negli Stati Uniti, nel nord Europa, eccetera. Um, per vedere come viene ehm, giudicato il lavoro di un uomo e quello di una donna. Mm? Eh, ci sono non uno, ma molti studi che sono eh, di quelli che quando li leggi eh, ti vorresti chiudere eh, in, una, eh, in un angolino e piangere silenziosamente, eh? Eh, perché eh, ci sono questi team che eh, scrivono curriculum eh, inventati eh, esattamente identici eh, uno lo dicono che si chiama Genoveffa e l'altro che si chiama Adalberto cioè, eh, voglio dire no? eh, quindi curriculum identici uno eh, con un nome maschile, maschile e uno con uno un nome femminile, femminile. Ecco, il nome maschile viene chiamato molto di più che non quello femminile a fare i colloqui. Ok, mm -hmm. eh, e Dio non voglia che eh, nel, ehm, nel curriculum ci sia scritto che eh, uno è sposato e magari ha dei figli perché avere dei figli è un plus per il papà è un meno grosso come una casa per la mamma. Mm? Mm. E questo qui, pensate, il, eh, eh, lo studio più devastante l'hanno fatto in Danimarca, dove Danimarca, quindi il posto dove uno dice hanno il welfare migliore del mondo, eccetera, lo studio si intitola I figli fanno male alle mamme, virgola, invece fanno bene ai papà. Perché le, le mamme eh, con figli si vede che fermano il livello di carriera, mentre mm. i papà continuano a salire normalmente. Quindi, eh, capisci, non è eh, il, solo il fatto che uno dice eh, le donne... Dell'industria privata eh, vengono in generale pagate un po' meno, anche a parità di mansioni, tutte, eh, cioè quindi la disparità di salario che è già eh, odiosa. Mm, ma, ma poi vedi che eh, ci sono tutti questi eh, ostacoli nella, ehm, nella carriera della sì, carriera sì. Cioè, adesso per esempio la nasa parlando di eh, quando si fa una proposta di osservazione per esempio per hubble space telescope per dire mm. eh, le proposte sono anonime mm, okay. non, non si dice chi la fa uno dice voglio fare questa cosa qui solo se vi passi al secondo livello allora c'è un qualche tipo di, di, di eh, diciamo. Personalizzazione: diciamo sì, che... eh, si dice chi fa domanda, chi è, fa, chi è che fa domanda. E questo l'hanno fatto perché eh, si sono resi conto che anno dopo anno venivano accettate meno domande di team a guida femminile rispetto a quelli di team a guida maschile. Eh, e allora si sono detti, beh, insomma, cerchiamo di capire, sono le donne che sono decoccio o, o c'è qualche cosa? E, e quindi, diciamo... Hanno questa... trovato una, una specie di soluzione, insomma, per lo meno soluzione... ci provano. Sono eh, perché eh, quello che ti dicevo prima, i eh, curriculum che ti dicono subito io sono un maschio, io sono una femmina. Eh, a, alcune ditte un pochino più elaborate dicono: Non ce lo dite, dite io ho fatto questo, 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 questo e quell'altro. Uh, dopodiché, se a noi uh, quel tipo di personalità va bene, uh, a quel punto vi chiamiamo, e a quel punto vediamo, vi vediamo in faccia e uh, ci facciamo un'idea, ecco. Um, perché uh, quello che fa male alle donne sono i pregiudizi, i preconcetti. Mm. Um, perché se tu a una donna permetti di esprimersi, um, è brava tanto quanto un uomo uh, il problema è che se tu non le permetti di esprimersi o ancora peggio quando è una ragazzina e dici no ma quella roba lì in... fare l'ingegnere non è un lavoro da donna per esempio mm. 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 Eh, o l'astronauta esatto. o l'astronauta uh, invece eh, beh, abbiamo eh, dici, molte testimonianze adesso, tu uh, pensa qualche, qualche settimana fa hanno fatto la conferenza stampa, Samantha Cristoforetti torna nello spazio, mm. e subito qualcuno ha detto e dovrà lasciare a casa la sua bambina di 3-4 anni perché gli altri esatto, beh, eh, i papà, astronauti, i figli, cosa fanno? Se li portano dietro. Io non ho mai visto un bambino sulla stazione spaziale. Quindi vuol dire che anche loro li lasciano a casa, ma il fatto certo. che un padre lasci a casa il figlio è la normalità della vita, è stabile, sempre... certo. È Mentre il fatto che lo lasci una mamma che fa l'astronauta. Invece dice, ah, ma sarà una cosa, un trauma. Dire, la, un trauma, la poveretta sarà divisa tra la famiglia e, e il lavoro. Voglio dire, se uno decide che vuole tornare a fare due mesi sulla stazione spaziale, ci avrà anche ben pensato. Eh? Mm, sì. non, stiamo, non stiamo parlando di, di persone che... Ehm, prendono queste decisioni così eh, all'ultimo momento: tanto per gradire, certo. No, certo. certo. Va bene, ehm, io credo che l'orario sia più o meno arrivato per, per i saluti. Eh, quindi ringrazio, ringrazio tantissimo la professoressa Caraveo, che ci ha fatto una panoramica veramente eh, a, a tutto campo. Non solo sul, sul problema dell'inquinamento luminoso, ma abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di eh, problema legato al, al genere. Quindi eh, mi pare che eh, L'astrofisica abbia permesso invece di spaziare su campi assolutamente molto, molto vasti. Ringrazio naturalmente anche Gianluca Ranzini che ci ha fatto compagnia in questa, in questa chiacchierata. Eh, Ricordo... Recuperiamo scusa, il come concetto finale, appunto, eh, in base a quello anche che ci ha raccontato Patrizia, torniamo a guardare il cielo e cerchiamo di fare in modo... Che sia meno luminoso possibile e che ci siano le stelle da vedere. Esatto, che le, le luci da vedere siano quelle delle stelle e non quelle esatto, dei lampioni. Non quelle ecco, questo. È un messaggio naturalmente per, per tutti noi che possiamo fare qualcosa come appunto è stato, è stato chiesto ed è stato anche risposto. Eh, ognuno di noi può fare, può fare qualcosa, ma naturalmente anche un messaggio per gli amministratori che lo sanno o forse lo potrebbero sapere e potrebbero non quindi intervenire. Lo dovrebbero sapere. Lo dovrebbero, dovrebbero sapere. Ok, bacchettiamo <ride> appena possibile. <ride> <ride> ehm, Ecco, allora, eh, il, il libro della professoressa Caraveo eh, si vede in, uh, sullo sfondo della, della sua libreria e immagino, ne vedo anche un altro, quindi immagino che non sia l'unico che ha scritto. Il terzo no, ce no. l'ha fatto <ride> vedere prima. Ecco, punto. Così come anche i libri, ieri non ne abbiamo parlato Gianluca, ma anche tu hai scritto, hai scritto parecchi, parecchi libri. Eh, quindi certo. se l'argomento eh, vi, vi piace sappiate che eh, ce ne sono eh, parecchi da. da diciamo così da consultare e da leggere. E, eh, allora io chiedo ai miei ospiti di rimanere eh, collegati con me anche dopo la, la fine della della diretta e ricordo a tutti che domani l'appuntamento sarà alle 17.30, cambiamo un pochino argomento, eh, sempre eh, appunto in questo in quest orario con eh, Alessandro Chiesa che è un eh, ricercatore dell'Università di Parma eh, che farà un intervento eh, dal titolo Un computer che imita il nanomondo e eh, parlerà della eh, così, eh, rivoluzione dei eh, computer quantistici, quindi un argomento un po' come dire ma sicuramente eh, credo che abbia delle, delle curiosità veramente interessanti anche per chi non è, eh, non è del settore. Tutte le informazioni mh, su questo e sui prossimi eh, appuntamenti fino al 18 aprile li trovate sul sito di eh, Scienza, quindi mantovascienza, quindi www.mantovascienza.it e sulle pagine, sulla pagina Facebook e il canale eh, YouTube dove tra l'altro... Tutte le dirette resteranno eh, registrate, per cui chi si è perso eventualmente qualche eh, passaggio lo può, eh, lo può recuperare nei, nei prossimi giorni, quando vuole, insomma. Allora io ringrazio ancora eh, i nostri ospiti, eh, Patrizia Caraveo, è stata una piacevolissima chiacchierata. Il tempo è veramente volato. Gianluca, con te sicuramente ci, ci rivedremo, ci risentiremo perché sei un affezionato del nostro festival. E, e saluto, ringrazio naturalmente ancora l'amministrazione comunale e eh, i sostenitori della manifestazione TEA, SPA e Parco Regionale Olio Sud e do l'appuntamento a tutti a domani alle 17.30 un saluto a tutti voi